Io non so mai se Facebook a questo punto mi dà già la diretta o se per attivarsi, insomma, mi pare che Facebook vada un po' a legna, sia leggermente un po' in ritardo. Comunque ci siamo, siamo live e questa mattina com'è che recitava il post? Visto che siamo in una piattaforma digitale di ciclismo, questa mattina il post recitava appendersi, esposizione al freddo, come ricaricarsi e come trovare il focus. Ma dove siamo? Ma dove siamo andati a finire? Qui si dovrebbe parlare soltanto di tubolari, copertoni, bici aerodinamiche e invece no, oggi abbiamo deciso di parlare di altre cose, ma che vedrete, probabilmente ci aiuteranno a vivere meglio la nostra passione. Ciao a tutti amici sportivi, bentrovati, benvenuti. Siamo rigorosamente in diretta questo venerdì 15 di settembre. Prima cosa, la più importante, perché l'evento di domani ci avvicina molto, se alcuni di voi hanno la possibilità di venire in quel di Misano Adriatico, c'è la seconda edizione in appunto Misano Adriatico dell'Italian Bike Festival. È la fiera a tutti gli effetti del ciclismo italiano, ci sono la maggior parte dei brand ad esporre le loro biciclette, i loro accessori, i loro servizi e ci sarà anche, grazie a Beltrami TSA, che saluto Graziano Beltrami e tutto lo staff, insieme a loro anch'io sarò presente come metodo pit per divulgare quella che è una pratica del ciclismo, appunto a questo Italian Bike Festival. Nello specifico, noi saremo collocati al box numero 6, proprio adiacenti all'ingresso al circuito dove si andrebbe a sgasare. Noi siamo appunto nel box con le biciclette test Focus e Argon 18. Vi aspettiamo se siete da quelle parti, se vi capita appunto di fare un giro per la fiera, oltre che naturalmente a visitare tutti quelli che sono gli espositori, se vi fermate, molto volentieri scambiamo due chiacchiere e ci si stringe finalmente la mano di persona. Benissimo, allora cominciamo a salutare un po' di amici che si sono collegati a partire da Domenico Mazzocca, Manlio Baldissera, devo sempre stare attento perché è un nome molto particolare e molto originale, poi vedo un sacco di altre persone, ma il nominativo non so per quale tipo di ragione Facebook non mi dia la possibilità di vedere. Ci sono tanti amici collegati, però insomma non tutti riesco a visualizzare nome e cognome di chi è appunto presente. In questo momento vedo Giovanni Pagliuso, che saluto e vi chiedo ragazzi, tutto bene? Sta procedendo bene questa seconda parte di stagione? Giusto per parlare proprio a livello introduttivo di ciclismo, la vostra condizione, com'è? Vi sentite in forma? State bene? Vi state allenando? Le ore ancora di luce disponibile vi permettono di poter ancora allenarvi su strada o per una serie di ragioni lavorative, familiari, turnistiche? Non vi permettono più di allenarvi su strada e avete convertito i vostri allenamenti infrasettimanali alla pratica dei rulli? Ecco, se volete condividere ben volentieri, io vi auguro, ovviamente, vista ancora la stagione e il clima, di poter frequentare, cavalcare, aggredire, mordere l'asfalto o il fuoristrada, perché lo sappiamo sempre, noi sosteniamo fortemente la pratica del ciclismo indoor per quanto riguarda allenamenti, adattamenti e quant'altro, ma l'essenza del ciclismo, il piacere, la bellezza, indiscutibilmente è su strada e in fuoristrada. Quando ce n'è l'occasione, ovviamente ci si va. Ormai c'è un'attrezzatura che ci permette di andare anche a rigide temperature.
Non c'è ancora un'attrezzatura che ci rinfresca dal punto di vista quando ci sono 40 gradi, al di là di alcuni piccoli trucchetti che si possono inserire sotto la maglietta, quelle bustine di ghiaccio che qualcosina fanno, ma bisognerebbe avere l'ammiraglia, alzare il braccio e farsela cambiare ogni quarto d'ora 20 minuti, perché poi diventa un brodino. E quindi insomma, ecco, magari ci sarà qualche nuova startup che possa inventare un tessuto refrigerante che si carica magari con una piccola cella fotovoltaica mentre stiamo andando, siamo esposti al sole, questa rimane carica e fino a un'ora e mezza, due ore ci mantiene la maglietta refrigerata. Io probabilmente ai tuoi occhio, al tuo ascolto, potrò essere giudicato come un pazzo scatenato, ma probabilmente forse abbiamo svelato un segreto industriale pazzesco. Tu pensa se realmente questa non è una fantasia, ma fosse realmente una cosa applicabile tanto ai pantaloncini come tanto al calzino. Sai quando ti si infiammano i piedi perché si surriscaldano anche quando c'è la famosa suola in carbonio che surriscalda il piede, duole, dà fastidio, si informicola. Ecco, magari se ci fosse un'azione refrigerante, vuoi tu che non ci sia una sensazione più di sollievo? Stessa cosa per i pantaloncini. Guardate, io sto fantasticando, forse sto anche farneticando, lo ammetto. Ma se ci fosse invece un campo di applicazione possibile, queste sono delle invenzioni che sarebbero rivoluzionarie. Cioè, anche nel pantaloncino, adesso che sono partito non mi ferma più nessuno, anche nel pantaloncino, guardate che una delle cose peggiori che possa capitare a noi maschietti non è tanto la pressione che diamo con l'uretra, la prostata sul sellino. Chiaramente se siamo posizionati male, ovviamente questo va a incidere su una pressione inadeguata, inefficiente, inopportuna dei nostri genitali. Quindi è sempre bene rivolgersi a un professionista, farsi fare il posizionamento per stare bene in bicicletta. Ma poi c'è un altro problema che molte volte è nascosto, non viene considerato. Quello che dà noia ai nostri gioielli di famiglia, alle nostre zone intime, sapete cos'è? Che è una cosa che pochissimi hanno riportato, è il calore. Andando in bicicletta e poi ad alte temperature, essendo tutti chiusi qua sotto e ovviamente poco areati, salvo alcuni pantaloncini che permettono la traspirabilità, però eventualmente anche con lo sfregamento, nelle zone intime si crea una sorta di appunto surriscaldamento. Ed è quello che nel sistema genitale dà fastidio e potrebbe provocare problemi se ovviamente protratto nel tempo per lunghi periodi e quant'altro. Eccola qua, un'altra soluzione startupper di turno: inventare anche qui una cella refrigerante che si possa intersecare nel fondello geloso del nostro pantaloncino e fornire un'azione refrigerante in modo tale che anche i nostri genitali siano preservati. Ah! E con queste tre soluzioni abbiamo fatto probabilmente la fortuna delle nuove startup che vogliano investire in queste cose. Tommaso Livotto, ciao. William Salvioli, ciao. E Michele De Vincis, ciao anche a te e a tutti quanti gli altri che si stanno collegando. Siamo sempre in di più, ma non vedo, io vedo tre amici e tutti gli altri non lo so che nome e cognome abbiano, oppure stanno guardando ma non vogliono magari pubblicare il loro nome per ovviamente motivi personali, non discuto. Ok, allora questa mattina spinto anche dal fatto che io, probabilmente voi mi conoscete, la maggior parte di persone mi conoscono, sono estremamente curioso. Io sono Tommaso, grosso così, a caratteri cubitali.
Tommaso, nel senso che ci metto sempre il naso. Mi piace moltissimo osservare le persone che parlano di allenamento e tutte quelle situazioni accessorie che ci sono per migliorare l'allenamento, migliorare la qualità di vita e in tante declinazioni. Cioè, la bicicletta è indiscutibilmente uno strumento per migliorare la nostra salute, e questo è evidente, non dobbiamo fare l'elenco di tutti i benefici che possa portare il ciclismo, ma ci sono altre situazioni che possono addirittura migliorare la nostra possibilità di fare un ciclismo con più energia, recuperare più velocemente, avere più attenzione. Insomma, sono tutte delle pratiche che se associate, combinate durante la giornata, di sicuro cose negative non arrecano e se applicate per un certo periodo di tempo, ci saranno delle persone che verso certi protocolli saranno più ricettivi, altri che avranno bisogno di più tempo per capire se quel tipo di azione crea un beneficio. Ma di sicuro controindicazioni per quello che sto per dirvi non ce ne sono assolutamente, salvo alcune situazioni un po' sgradevoli che incontreremo durante il percorso. Allora, vi dico questo, non perché siano delle cose di cui nessuno abbia mai sentito parlare, sono cose che sono particolarmente diffuse, questo è innegabile, ma un conto e averle sentite dire. Un conto è averle provate. C'è una differenza abissale, c'è una differenza fra il ascolto una cosa, ah sì, bella, e faccio questa cosa, e quasi a me piace dire la differenza che c'è come mangiare una caramella con la carta e senza la carta. Penso che il gusto sia completamente diverso. E allora, buona sostanza, negli ultimi 3 mesi, 4 mesi, mi ci sono applicato, ho fatto le mie esperienze, vi dico, ciclisticamente parlando, o in un altro sport, o in qualcosa che battezzo, mi piace e dico sì, mi voglio concentrare, onestamente, caratterialmente, se battezzo una cosa, io divento molto estremamente determinato, c'è pochissimo o quasi niente e nessuno che mi possa distogliere dall'obiettivo. Se lo punto, parto. Magari per alcune cose faccio presto, per altro ci metto più tempo, ma se punto l'obiettivo, sto lì e fino a che non ho raggiunto l'obiettivo, vado avanti, ok? Questa è stata un po' tutta la mia storia negli sport che ho fatto, eccetera, eccetera. Queste cose che ho messo in pratica, lo dico molto onestamente, le ho fatte con un taglio un po' più moderato, non proprio iper determinato, però le ho fatte e ti riporto l'esperienza che ho vissuto in qualcosa che posso dire abbia un riscontro oggettivamente significativo? Ni, perché per la pratica che ho dedicato a tutte queste cose che andremo a vedere insieme, effettivamente non posso dire e avvalermi di uno storico tale per cui ho fatto questo per 3 mesi, 6 mesi, continuativamente, tutti i giorni per il tempo che serve. È chiaro che alla fine di questa esperienza, tu dopo 3 mesi, 5 mesi o 6 mesi, quello che occorre almeno per dire funziona o non funziona, è un tempo che appunto serve. Io tutto questo tempo per queste pratiche non gliel'ho dedicato, alcune sì e alcune un po' di meno, però comunque sono in grado di potervi dire il tipo di effetti che ho percepito, i disagi che ho colto. E tutte quelle che sono le probabili e possibili cose positive che possono emergere da questo tipo di protocollo, che basterebbe semplicemente applicare per una
Ma guardate, a volte anche meno di 10 minuti al giorno. Allora, tempo fa, l'anno scorso, proposi in uno dei tanti programmi che abbiamo fatto sul nostro canale una rubrica Mi alleno a casa con Pitte. E in questa rubrica avevo inserito almeno una volta alla settimana o due la pratica dello squat asiatico o in italiano tradotto una accosciata completa. Tanto per intenderci, gambe divaricate, si scende giù in buca, come dicono i power lifter professionisti, si va giù fino in fondo, si trova la posizione più adatta e più corretta e si cerca attraverso un periodo. Ovviamente ciascuno ha il suo, 30 secondi, 45 secondi, fino ad arrivare a un minuto e fino ad arrivare a rimanere anche 5, 8, 10 minuti consecutivi in questa posizione, migliora tutta una serie di vantaggi dal punto di vista della elasticità della colonna, dei muscoli posteriori della coscia, eccetera, eccetera, che abbiamo appunto portato su questo canale, lo abbiamo fatto insieme attraverso questi video Mi alleno a casa con Pitte e questa pratica, lo dico molto apertamente, la porto avanti con una discreta continuità. Direi il falso se ti dico che tutti i giorni la pratico, ma almeno 4-5 volte la settimana per un totale di 5-8 minuti per ciascuna di queste prove, faccio appunto costantemente da quasi un anno a questa parte la pratica dell'accosciata o dello squat asiatico. I vantaggi, devo dirti che io per fortuna non ho mai sofferto di mal di schiena, ma qui non ce n'è nemmeno una traccia. La facilità con cui salgo e guido la bicicletta prima di fare un'uscita in bicicletta è veramente conclamata, è molto 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 utile per essere più parte integrante della tua bicicletta ed è anche eventualmente una pratica molto utile al rientro di un giro in bicicletta, magari piuttosto velenoso, per recuperare un po' tutta la tensione muscolare. Ecco, lo squat, ne abbiamo già parlato, magari se andate a rivedere alcuni di questi allenamenti, Mi alleno a casa con Pitte, li trovate sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube, potranno magari darvi qualche informazione in più su come e quanto tempo occorre per essere bravi in questa pratica. Ve ne riporto altre quattro che ultimamente ho fatto. La prima è appendersi. Allora, cosa significa appendersi? Significa anzitutto avere una barra o un qualcosa che ti possa sostenere completamente il tuo corpo. Lo so che è una cosa abbastanza difficile, solitamente questa attrezzatura a volte manco in palestra si trova una barra a cui appendersi, perché effettivamente ci sono tutt'altri tipi di macchinari, ma la barra, salvo che non si vada in un box di CrossFit o in una palestra dove fanno calisthenics, dove ci sono i castelli e dove effettivamente ci si può appendere, ma in una palestra tradizionale bisognerebbe mettere il bilanciere sul castello qualora ci fosse là in alto e poi appendersi. Guardate che appendersi, cioè praticamente agganciarsi su una sbarra e ovviamente tutto il corpo cade giù. Anzitutto non è una cosa facile perché occorre del tempo prima di diventare bravi e di rimanere per un certo periodo di tempo, poi ti dico quanto. E che cosa favorisce soprattutto questa pratica? Allora, anzitutto le mani, le braccia, gli avambracci, le braccia in generale, le spalle, i gomiti, la colonna vertebrale, la gabbia toracica ne hanno un beneficio davvero clamoroso. E la cosa interessante è che per fare tutto questo non occorre nemmeno 10 minuti al giorno, occorrono a
al massimo 2 o 3 minuti, anche suddivisi in 2 o 3 volte durante la giornata. Uno, perché magari ne senti il bisogno, sei stato troppo tempo in piedi o troppo tempo seduto, vuoi un attimino, diciamo, allungarti, ecco, questa potrebbe essere la definizione più corretta. Appendersi è sicuramente uno dei modi migliori per allungare la muscolatura. La cosa più difficile all'inizio è trovare la presa con le mani, perché queste faranno particolarmente male, ok? E quindi quando tu riesci a fare anche quei 10-15 secondi, inizialmente accontentati. Quello che ti porta al beneficio è avere la somma dei vari secondi che sei riuscito a rimanere appeso, fino ad arrivare ad un totale di minimo 1 minuto e mezzo, massimo 3 minuti al giorno. Per avere dei benefici, allora, anzitutto li riscontri immediatamente, perché al di là della percezione della fatica mentre lo stai facendo, subito dopo qualche minuto, ti accorgi quasi che ti sembra di essere un paio di centimetri più alto. Sembra quasi che tu ti sia appunto alzato di statura. È un sollievo, specialmente anche quando vai in bicicletta, perché ti sembra proprio mentre ci sali sopra di arrivare alle leve, o ancora più difficile, alla presa bassa, che occorre sempre una serie di chilometri prima di dire ecco, adesso ci sto bene anche in presa bassa. Se mi fai una pratica del genere, di appenderti qualche tempo prima di uscire in bicicletta, vedrai che la bici, non ti dico che ti sembra più corta, ma comunque arrivare a prendere la presa bassa del manubrio sarà una cosa veramente molto, ma molto facilitata. I modi per appendersi sono 2 o 3, c'è la posizione ti agganci, quindi puoi afferrare la barra in questo modo con le mani o in questa maniera, appunto girando, puoi avere una presa per la larghezza delle spalle o anche un po' più stretta o anche un po' più larga. Puoi eventualmente fare una presa e cercare di spingere verso l'alto, cioè quasi di sollevarti in questo modo, ok? Qui è un grande beneficio per le scapole, se cerchi di opporre la tensione del corpo che va verso il basso, tu cerchi di tirare verso l'alto, in questo modo inesorabilmente le scapole si attivano ed è un sollievo per le scapole davvero straordinario. Altra situazione, ma questa è altamente improbabile, salvo che non si sia in un parco di attrezzatura calistenica, quello di fare tipo la scimmia. Ok, sei appeso, vai avanti, avanti, avanti. Quella è praticamente un appendersi in maniera dinamica. Già soltanto il fatto di poter avere un'attrezzatura tale per cui tu riesca ad appenderti liberamente e quando vuoi a casa tua sarebbe già veramente qualcosa. Se non ce l'hai, esistono degli strumenti, si chiamano barre entroporta, se non sbaglio, si mettono fra gli stipiti della porta, si allungano, si alloggiano, si stringono appunto sulla porta e lì potresti riuscire ad appenderti. Occhio, fai una cosa fatta bene, perché altrimenti è garantito che se poi ti fai anche riprendere a Striscia la Notizia, a Paperissima, ci vai di sicuro. Ok? Saluto Pietro Pechini e saluto anche il carissimo Corrado Castagnari e Alex Cusini, che ho visto si è collegato anche lui. Bene, quindi i vantaggi dell'appendersi, ragazzi, per il costo che ha, 0, sono veramente molto, ma molto importanti. Allora, altra cosa che ho fatto e che onestamente posso dire i benefici ci sono, anche perché c'è una letteratura scientifica legata a questa pratica da tantissimi anni, non la scopro io, non la invento io e non voglio fare il fenomeno io a dirti fai così perché vedrai che vai come una moto, no, assolutamente. È una pratica
Ahimè, io ho un rapporto con l'esposizione al freddo piuttosto drammatico. Lo soffro particolarmente. Io in bicicletta, quasi sicuramente sotto i 17-18 gradi, non ci penso nemmeno di uscire perché mi crea più disagio che non piacere, e quindi figuriamoci il mio approccio con l'esposizione al freddo. Sapete benissimo che c'è la crioterapia, io l'ho provata tantissimo tempo fa, circa 10 anni fa a Milano. Andai in un centro dove presentarono appunto la crioterapia. Ci stai 90 secondi, massimo 3 minuti, vai dentro con i monbutte e un paio di guanti o le mani le tieni fuori, e c'è questo azoto che ti avvolge dentro questo cubo, ti arriva praticamente l'azoto fino al collo, non c'è quella percezione effettivamente come registra il timer meno 150, però effettivamente l'esposizione in quel senso è molto forte, lo shock è veramente molto molto violento. È chiaro che fare una seduta di crioterapia, uno, magari non ce l'hai nella tua città, due, anche se ce l'hai, vai a vedere un po' il listino prezzi, sicuramente una pratica molto più agevole, ma dal punto di vista del portafoglio qualcosa ti viene a costare. Poi farne soltanto una non dà dei vantaggi, dei benefici, bisogna farne almeno una serie, una decina, e quindi insomma poi alla fine, se vai anche in abbonamento, credimi, non è una cosa a buon mercato, ma ognuno ovviamente i soldi li spende come meglio crede. Oppure ci sono delle altre pratiche, avete visto ultimamente anche per noi ciclisti, insomma, queste cose ce le abbiamo, ci passano un po' sotto gli occhi. Addirittura queste criosaune erano per molti team professionistici dentro proprio ai motor home, e avevano e facevano appunto questa pratica. Adesso invece, non lo so se per una questione economica o altro, utilizzano queste vasche dove all'interno ci sono ovviamente dei cubetti di ghiaccio o qualcosa che porti la temperatura dell'acqua intorno, mi pare, ai 13, ai 14 gradi. Ci si immerge dentro, ci vogliono due spanne di pelo sullo stomaco da uomo macho man, perché altrimenti ci metti il ditino, e non ce la puoi fare. Ci sono certe persone che hanno una incredibile tolleranza a questo freddo. Vedete il fenomeno Tadej Pogačar, ci entra dentro vestito da corridore col cappellino, sorride, ciao, che bello stare qua. Io, se sento una piscina a 36 gradi, comunque metto sempre dentro il ditino per vedere che non sia troppo freddo. Io sono un pollo da allevamento in questo senso. Però ho detto, dai, ci voglio provare. Onestamente, ci ho provato per una settimana, 10 giorni, e in quella settimana, 10 giorni, devo dire che le cose sono radicalmente cambiate. Uno, l'energia era sempre a pieno ritmo. Due, abituato un attimino anche dopo il rientro dal giro in bicicletta, giusto per lavarti, per insaponarti, e per togliere il sapone lo fai con l'acqua normale, poi la finisci la doccia con l'acqua fredda. Ecco, se lo fai continuativamente, e sono riuscito a farlo per una settimana, 10 giorni, lì proprio i benefici, soprattutto in termini di energia, sono conclamati, sono garantiti al 100%. La cosa difficile che è capitata a me è che non sono più, per una serie di motivi, riuscito a proseguire questa pratica. Uno, proprio perché io non ci sono portato ad espormi al freddo. Due, perché effettivamente, dal mio punto di vista, nel momento in cui fai una doccia, dove trovi un attimo di relax, di rilassamento generale e beneficio, è proprio perché questa acqua calda quasi ti accarezza, ok?
con l'acqua fredda è tutt'altro genere, è più un disagio, dal mio punto di vista un'agonia totale, ma è indiscutibile che quando riesci a fare questo switch, questo cambio, anche nell'immediato, anche soltanto una doccia fredda, ma doccia fredda cosa significa? Non andarci soltanto con la caviglietta, mettere il piedino lì sotto e pensare che sia utile per tutto il corpo. La doccia fredda, a parte che bisognerebbe arrivarci per gradi e non buttarsi, alle via, sono braccio di ferro, sono il figlio di Superman, vado sotto la doccia così e mi ci butto come se non ci fosse un domani, anche perché forse a domani magari non ci arrivi e allora sarebbe meglio farlo una porzione del corpo per volta, provare, vedere come approcci, ma vale la doccia fredda se anche con la cabeza, anche con la testa, dalla testa in giù, ti metti sotto la doccia e ci stai da un minimo di 30 secondi in su con il rubinetto, anche quello ovviamente ci si deve arrivare per gradi, che vuol dire faccio una porzione del corpo per 10 secondi e poi gliene aggiungo un'altra, boh, fino lì ci sono arrivato, volta successiva allunghiamo il tempo, andiamo a 15 secondi, bene, e anche lì andiamo avanti. Quando tutto il rubinetto è dalla parte opposta, è chiaro che se fai una doccia allo stelvio o fai una doccia a carpi, la temperatura dell'acqua con il rubinetto sul freddo è molto diversa. Quindi attenzione, anche qui ovviamente bisogna prendere le giuste distanze. Però l'acqua deve essere ovviamente e assolutamente particolarmente fredda perché abbia la sua efficacia. Io non lo so se voi ci avete mai provato, io non lo so se avrete voglia di provarci, ma il resoconto di tutta questa esposizione al freddo è: se me la fate per una settimana, 10 giorni, vi posso garantire che i benefici saranno una sfilza enormi in tante faccende quotidiane. Su questo ve lo posso garantire, provato per una settimana è meraviglioso. Poi che ci si riesca, e voglio vedere io quando si va verso l'inverno o l'autunno, quando si è meno portati, meno predisposti appunto a una doccia fredda, oltretutto la più grande efficacia, se ricordo bene, della doccia fredda è nel farla alla mattina appena svegli. Io alla mattina, neanche se mi dai delle bastonate, vado sotto la doccia calda, figuriamoci sotto la doccia fredda, dovrei avere qualcuno che mi punta un'arma e allora forse ci potrei anche andare. Però va bene ugualmente anche collocarla in qualsiasi momento della giornata, salvo prima di andare a dormire. Lì è sconsigliato fare una doccia fredda prima di dormire, proprio perché rilascia un'energia veramente incredibile e tu invece prima di andare a dormire avresti bisogno di qualcosa che ti accompagni in modo delicato, morbido sotto le lenzuola e non aggressivo invece come potrebbe essere una doccia fredda. Se lo provate questo tipo di protocollo, 30 secondi minimo col testino sotto tutto il corpo, vedrete che anche se non me la fate per una settimana, 10 giorni, anche il giorno stesso della pratica della doccia fredda, vi posso assicurare che per almeno un paio d'ore avrete una sensazione di brio, di energia, di euforia decisamente percepite. Provare per credere. Io l'ho fatto e mi sono trovato particolarmente bene. Poi ripeto, essendo un pollo d'allevamento, preferisco più il docino caldo, tenero lui. E poi un'altra pratica. Attenzione, allora io ammetto, e mi dispiace per la mia cara mogliettina Sandra, Santa Sandra, che mi sopporta tantissimo, non sempre, almeno questo lo possiamo dire, però talvolta mi capita in alcune posizioni di russare, ok? Allora, russare è sinonimo di non stai dormendo bene.
Se non stai dormendo bene, non stai nemmeno recuperando bene, cosa che dovrebbe essere coniugata al sonno. Se dormo bene, recupero meglio, ho più energia il giorno dopo. Mentre invece, se anche io non me ne accorgo, russo, ma faccio una notte completamente a rompere uno le scatole di chi mi sta di fianco o quello della porta accanto, magari ci sono i tuoi figli che anche loro partecipano a questa sinfonia, ok? Allora arrivi alla mattina che hai la parvenza di aver dormito, di aver recuperato, ma in realtà molte volte, quante volte ti può essere capitato di aver dormito? Ho dormito perché sono andato a letto alle 11 o a mezzanotte, mi sono alzato alle 7, 8 di mattina, mi sono fatto le mie 7, 8 ore, dovrei stare una favola, mentre invece ti alzi e la prima ora sei lì che sembri quello del film thriller di Michael Jackson, che non vai avanti perché sei uno zombie. E questo potrebbe essere anche legato ad altri fattori, ma soprattutto anche al fatto che non hai dormito bene perché hai russato. Perché si russa? Si russa perché magari ci sono dei problemi respiratori, questa è una cosa. Si russa perché magari non si hanno le condizioni ottimali, cuscino, materasso, per dormire bene. Si russa perché magari alcuni di noi hanno la predisposizione a farlo. Si russa perché magari, questo l'ho ascoltato, non l'ho detto io, l'ho ascoltato, lo riporto, i cibi tutti lavorati che abbiamo tuttora non ci permettono più di lavorare in maniera decisa e massiccia con la mascella, siamo diventati dei poppanti anche con i cibi che mangiamo, c'è poco da masticare. La nostra mascella è diventata una mascella timida, una mascella un po' così frufru. Allora, per migliorare la masticazione bisognerebbe ovviamente fare degli esercizi anche per migliorare la masticazione, ma quantomeno per non favorire il fatto della mascella debole, e quindi mentre dormiamo la nostra mascella cosa succede? Invece di dormire come dovrebbe essere, tra virgolette, a bocca chiusa, dormiamo con la mascella con la bocca aperta e inesorabilmente provochiamo, emettiamo questo suono elettronico meraviglioso che sicuramente allieta a chi ci è di fianco, sto dicendo delle eresie, e quindi insomma non ci permette di dormire bene. Allora, esistono delle applicazioni ufficiali, adesso guardate, io non ce l'ho con me, però se mi date 15 secondi ve lo vado a prendere, arrivo subito e ve lo faccio vedere, abbiate pazienza. Se lo trovo, sì, ce l'ho, è qua. Allora, guardate, questo è un cerottino della 3M, ok? È qua. È un cerottino traspirante, io lo uso per altre faccende, ma insomma si presta a mille usi. Questo va bene, anche se quelli che consigliano questo tipo di applicazione non consigliano questo. Ecco, insomma, il consiglio che sto per darvi non è di usare dello scotch, perché se usate dello scotch poi non avete la possibilità di respirare correttamente, e se non respirate correttamente alla mattina probabilmente non ci si arriva, non ci si sveglia, non va bene questo qua. Il cerotto, attenzione, non va messo, adesso faccio una cosa estrema, non va messo alla lunga in questo modo. No, così no, assolutamente, a parte che sarebbe impraticabile e per un senso di sopravvivenza in due secondi sicuramente ve lo togliete. Ecco, andrebbe applicato in questo modo, vedete, una piccola strisciolina tipo così, vedete, in questo modo il cerotto permette di non aprire la mascella rimane chiusa, ai lati avete la possibilità comunque di respirare, e questo, se lo provate, non vi costa assolutamente nulla,
Provate a vedere se effettivamente vi permette di non russare. Permettere di non russare, al di là dell'armonia familiare che aleggerà in tutta la vostra casa, sicuramente al mattino dopo arriverete, avendo dormito bene, con una energia decisamente maggiore. Magari le prime volte potrà essere un po' complicato, un po' anomalo, un po' naif. Ma se non vi disturba particolarmente e avete voglia di provare questo brivido di dormire dopo che avete dato il bacetto a vostra moglie, ai vostri figli e siete lì pronti per entrare nelle braccia di Morfeo, provate ad applicarvi questo cerottino, vedrete che la mascella rimane chiusa, comunque respirate, tranquilli che respirate, fatelo per alcune giornate. E vedrete che la somma di queste vi permetterà di dormire meglio e quindi di avere un risveglio con un pieno di energia, come dovrebbe essere dopo aver dormito bene per una notte intera. Ok? E poi c'è l'ultimo protocollo, che questo, incuriosito dal fatto del trovare il focus, la concentrazione, la calma, mi ha incuriosito, l'ho praticato e devo dire che in alcuni episodi mi ha dato il consenso per dire porto questa situazione agli amici perché effettivamente mi ha dato qualcosa in cambio. Non succede sempre, non è matematico che se lo fai poi accade quello che ti aspetti. Però di sicuro uno, male non fa. Due, ti rilassa assolutamente. E tre, nella misura in cui lo pratichi quotidianamente, staremo a vedere se effettivamente può ridarti tutti quei benefici di concentrazione che si propone di dare questo protocollo. Adesso te lo dico. Quindi uno magari quando è che potrebbe avere bisogno di avere un determinato tipo di concentrazione, focus, prima di una gara in bicicletta, prima di un allenamento, prima di una riunione, prima di una situazione di lavoro in cui c'entra effettivamente essere concentrati, prima di una partita a bocce. Quanti di noi giocano a bocce? Tutti giochiamo a bocce e prima di giocare a bocce, fare questa pratica, vi posso garantire che poi, quando sarà il momento di giocare, prenderete anche le mosche che girano per il campo, tutto colpirete. Mi sto dicendo un'eresia, sto un attimino un po' ironizzando sopra, ma effettivamente vi dico questo perché dopo, prima di fare una partita in un torneo di bocce, mi ero effettivamente preso questo protocollo e vuoi la combinazione, vuoi una serie di situazioni non soltanto per la pratica o astrali che siano, di fatto mi è capitato di fare una buonissima performance alle bocce. Oh, non sto scherzando, gioco realmente a bocce e mi sono appassionato in maniera incredibile, mai quanto alla bicicletta, ma ci stiamo arrivando vicino. Di che cosa tratta questa pratica? Guardate, qui non c'è nemmeno da comprare il cerotto, non c'è bisogno di fare nulla, e non vi sto vendendo nulla, vi sto semplicemente portando delle esperienze che ho fatto personalmente che ritengo essere interessanti per il miglioramento della nostra quotidianità e appunto per il fatto che non costano nulla, ma solamente il trovare quei 5 minuti per ognuna di queste. Lo so perfettamente che la somma di una, di un'altra e di un'altra ancora dicono: uè, Pitt. Se tutti i giorni dobbiamo fare questa pratica qua, ci vuole più tempo per fare ste robine che magari andare al lavoro. Non è vero, perché effettivamente mettersi un pezzettino di scotch non serve nemmeno un nanosecondo. Per fare una doccia la comunque facciamo tutti i giorni, si tratta solamente di farla fredda. Per fare la pratica di appendersi, non penso che 1 minuto e mezzo, 3 minuti al giorno diviso per 30 secondi ogni appesa sia qualcosa di straordinario. E
la pratica che richiede più tempo, perché la tempistica è un fattore chiave per far sì che questo ti restituisca un focus, una attenzione eccezionale, è la pratica della respirazione dal naso. Inspiro per 5 secondi e devo contare 5 secondi, nel caso poi uno fosse bravo, fosse seduto, fosse disteso, mentre inspiro si gonfia la pancia, non mi devo allargare il petto, si gonfia la pancia, e per 5 secondi espiro e quindi si sgonfia la pancia. Devo ripetere questo 5 secondi in, cinque secondi fuori per 5 minuti. E qua che ti voglio, qua è difficile, perché 5 minuti, anzitutto trovare 5 minuti che A, tua moglie non ti chiami o i tuoi figli non ti chiamino, B, riesci a resistere alle tentazioni del cellulare, messaggi, notifiche e quant'altro, C, che non suoni il campanello o arrivi una telefonata, o che ci sia qualcuno dei tuoi colleghi di lavoro o compagni di merende che ti rompano le scatole. Trovare 5 minuti al giorno d'oggi in una giornata non è così semplice, però prima della tua attività, prima della tua riunione, se riesci ad inserire questo tipo di pratica della respirazione, 5 secondi inspiro, 5 secondi espiro, e faccio durare tutta questa sinfonia andata e ritorno per 5 minuti, e nel mentre faccio questa sinfonia penso: se devo uscire in bicicletta, A, dove attacco, A, B, dove tento la fuga, C, come starò io dentro a questa ipotetica fuga che sono riuscito a portare fuori, o appunto mi concentro su quello che devo dire nella riunione, su quello che non devo dire o subire durante la riunione, bla 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 bla. Se durante questa pratica dei 5 minuti ci si concentra sul focus dell'azione verso cui devo andare, diventa, se fatta con precisione e regolarità, un'arma vantaggiosa non di poco conto. Per quello che costa, secondo me, può valere sempre la pena. Qua c'è Alessandra Bussoli che dice: le tue lezioni sono sempre fantastiche. E poi c'è l'emoji che se la ride. Probabilmente forse fanno ridere più che siano fantastiche. Comunque guardate, io ragazzi non ve le ho dette queste cose per fare il professore, per fare il sapientone, per riportare le evidenze scientifiche e quant'altro. Sapete che io sono un po' in conflitto con le evidenze scientifiche. Più che altro mi piace ascoltare, valutare e subito dopo provare. Perché fino a quando una cosa non la provi su te stesso, prima di riportare una testimonianza, secondo me, è aria fritta. Quindi nel momento in cui uno le prova e ne trae delle conclusioni, come 3-4 mesi dopo io sta robina l'ho fatta, ve l'ho riportata, non vi ho assicurato che diventerete Brad Pitt, che diventerete il figlio o la figlia di Batman, che batterete Marcel Jacobs nei 100 metri e che dormirete come se magari aveste bevuto 6 litri di camomilla. Ok? Nulla di tutto questo, ma sono delle cose che probabilmente, anche magari mentre le si fanno, si avrà anche una sorta di rilassamento, di beneficio, e allora perché no provare, perché no metterci il naso, perché essere curiosi secondo me è sempre una buona cosa. Abbiamo terminato, vi ho rubato come sempre 50 minuti del vostro preziosissimo tempo, spero di avervi passato almeno 50 minuti di leggerezza, di avervi dato anche magari mezzo consiglio
utile o suggerimento che possa migliorare le vostre giornate. Se avete tempo, domani ci si vede alla Italian Bike Festival. Abbiamo preparato qualche gadget per gli amici che ci verranno a trovare. Alcuni di questi li abbiamo appesi, se siete stati attenti, sono queste piccoli zainetti in vari colori con dentro un po' di brochure che spiegano quelli che sono i nostri ultimi progetti, ragazzi. Ma ve li ricordate gli allenamenti crudeli? Ci avete messo il naso negli allenamenti crudeli? Guardate, stiamo raccogliendo i primi feedback, perché abbiamo avuto, e vi ringrazio tantissimo, una fortissima adesione a questi allenamenti crudeli. In pochissimi, viste le giornate ancora calde, hanno avuto il coraggio, il tempo e soprattutto appunto il fisico con questo caldo per fare questi allenamenti. Stiamo raccogliendo una sorta di appunto gritistizia, raccolta di tutti i messaggi di quello che accade a chi ha messo il naso dentro agli allenamenti crudeli. Ne ascolteremo, ne leggeremo veramente di belle. Gli allenamenti crudeli li trovate sulla nostra piattaforma e sul nostro sito www.metodopit.eu. abbiamo dato un'ampia spiegazione di che cosa sono questi allenamenti crudeli. Vi possiamo semplicemente dire in estrema sintesi: se vuoi avere un porto d'armi per andare in bicicletta e portare con te quell'arma che fa la differenza, dagli un'occhiata, rimboccati i pantaloncini e prova gli allenamenti crudeli. Ciao a tutti! Gas! Yes!